È un'attività che da 50 anni cerca di incidere sul territorio, nel campo sociale, economico, politico. Mezzo secolo al fianco delle donne, mezzo secolo di attività per favorire l'emancipazione e l'integrazione per combattere la violenza di genere. La FIDAPA di Avellino festeggia 50 anni dalla sua fondazione con una cerimonia presso l'hotel della Ville del Capoluogo. Per l'occasione è stato presentato anche un volume che ripercorre la storia dell'associazione. Al centro dell'attività dell'associazione c'è la valorizzazione della donna e la cultura. L'emancipazione femminile, soprattutto nelle donne che operano nel campo delle arti, professioni e affari. Infatti la FIDAPA è Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari. Quindi sono spiccatamente questi tre filoni che noi curiamo. E questa volta specialmente le imprenditrici, perché con queste carenze di lavoro le artiste sono un po' desuete, diciamo. Invece le imprenditrici sono sinceramente in grandi attività. Uno dei temi più sentiti in questo momento, lei lo accennava, è proprio quello della violenza sulle donne. Guardi, ma noi per violenza non intendiamo solo la violenza sulla donna, la violenza in tutti i sensi, la violenza contro la natura. Assistiamo a questi disastri e purtroppo pare che l'Italia si stia sgretolando, così come si sgretolano i valori delle persone. E ancora, per esempio, questa violenza, questi femminicidi, noi ci battiamo per la violenza contro le donne, ma anche contro i minori, contro l'ingiustizia sociale, contro la povertà, la violenza in genere.